Questo sindaco, assessore, no, candidato alle primarie del Vecchio, è arrivato il giorno della presentazione, c'è una folla importante qui al presidente, vuol dire che insomma la maggioranza del partito è con te e questo è in qualche modo conta per queste primarie. Non è soltanto la maggioranza del partito, c'è una rappresentanza importante del gruppo dirigente, perché la mia candidatura nasce all'interno di un progetto di governo della città e del territorio in maniera più ampia. C'è tanta gente, ci sono tanti cittadini, tanti elettori, non c'è soltanto l'apparato di partito come qualcuno vuole lasciar pensare. L'apparato di partito, peraltro, il partito è una ricchezza. Io naturalmente sto facendo questa mia battaglia per le primarie sotto legge del Partito Democratico. C'è una polemica con l'Epore di queste ore. L'Epore dice si è fatto un po' di pubblicità, lo saluto delle primarie non lo consente. Come replichiamo all'altro candidato del PD? Io ho stampato dei volantini pubblicitari e li sto distribuendo qui. L'Epore li ha stampati e li distribuisce sul comune. Mi sembra una bella differenza di stile. Allargando il campo, ieri i 5 Stelle qui proprio al Presidente si sono presentati. Sono loro il maggiore antagonista per il PD oppure anche la destra potrebbe rappresentare un pericolo? I nemici del PD sono la sfiducia e il nemico più grande. Noi dobbiamo recuperare molto da questo punto di vista, dobbiamo avere la capacità di saper riappassionare le tante persone per bene di questa città, appassionarle ad un lungo e ricco e prospero percorso politico. Un primo punto di programma, se c'è un programma già definito, non soltanto per le primarie ma anche quello che poi probabilmente potrà essere la corsa verso giugno. È un primo punto, è contenuto nel tema che ho voluto scegliere per queste primarie, vedremo poi naturalmente se ci sarà un proseguo, è veramente centrale. Ti hanno invitato anche ad un confronto televisivo, cioè fino adesso non c'è stata occasione. Sappiamo troppo bene, perché abbiamo avuto modo di parlare proprio con qualche giornalista, io non rifiuto il dibattito con un altro candidato, mi sono rifiutato di svolgere questo dibattito esclusivamente per una testata giornalistica, perché significa dare inutilmente un vantaggio a qualcuno anziché a un altro. Io sono disponibilissimo a fare cose che sa perfettamente Cosimo Lepore, un dibattito pubblico su quelle due visioni contrapposte della città, perché sono probabilmente molto, molto distanti, e voglio farlo in una sala in cui tutte le testate giornalistiche, televisive, i siti possono avere accesso, in modo che questo, che immagino che sia anche un momento anche di attrazione, diciamo così, di curiosità o di interesse, possa essere a disposizione di tutti. Un teatro pubblico? Anche, volendo, sì, dipende dallo spazio. Lei viene da 10 anni di amministrazione di questa città, si è parlato tanto di discontinuità con l'amministrazione. Allora, diciamo, in questi 10 anni cosa salvare e cosa invece dobbiamo buttare in questi 10 anni di responsabilità? Ma come tutte le esperienze, naturalmente ci sono luci e ombre. Io molto francamente non mi iscrivo al partito di quelli che dicono che è stato tutto negativo. Non lo faccio affatto, non perché ne abbia avuto responsabilità e quindi voglio diminuire responsabilità, perché credo che tante cose buone siano state fatte. In questi 10 anni abbiamo fatto dei passi in avanti e naturalmente questi sono anche stati dei 10 anni in cui l'Italia ha fatto tanti passi indietro. Veramente in Italia, in Europa, e quello che succede da noi succede spesso anche da altre parti. Per cui la causa di tutti i mali non è l'amministrazione comunale, ma delle dinamiche di contesto che hanno investito, tipo la crisi, che hanno investito tutto il paese e generalmente tutto il mondo occidentale.